aspettavate questo grandissimo successo? Il vostro libro è tra i primi 10 più venduti in Italia. Diciamo che per ogni lavoro che noi facciamo noi ci mettiamo sempre il massimo, ci prefissiamo un obiettivo e cerchiamo di raggiungerlo, perché l'importante è, diciamo, il percorso più che il risultato. Per noi è stata una sfida nuova e a noi piace inserirci magari in un nuovo mercato, tentare di fare attività diverse dal solito, anche per imparare, perché c'è sempre da imparare. Quindi abbiamo cercato di fare un libro che era completamente nostro, utilizzando il nostro grafico, utilizzando il nostro stile, doveva piacere ai fan, e logicamente nel momento in cui abbiamo creato un prodotto di qualità ci aspettavamo un buon risultato. Penso che questo sia un risultato fuori dal normale. Possiamo dire che il virtuale per voi si è trasformato in più reale del reale, cioè un'amicizia nata così poi è diventata un'amicizia seria. Esatto, cioè siamo quattro persone che vengono da quattro parti completamente diverse d'Italia, e trovarsi sul web e fare quello che abbiamo fatto noi è davvero una cosa molto molto bella, se ci pensi, perché abbiamo per l'appunto trasformato il virtuale in qualcosa di solido e in un legame davvero fortissimo che abbiamo costruito nel corso degli anni. È un campo completamente nuovo che si è affermato da poco. Quale sarà secondo voi il futuro? Cioè meteore o punti fermi? Questo è un bel punto di domanda, nel senso noi cerchiamo, cioè da quello che ci è sempre piaciuto abbiamo continuato e fortunatamente cresciuto, ci siamo impegnati e, come ha detto appunto Giuseppe, magari adesso stiamo cercando di espanderci un po' in vari ambiti e speriamo che questo vada il più lungo possibile. Che messaggio lanciate alle nuove generazioni che vi seguono? Insomma, fuori qua è pieno di ragazzini, ma dove andate, in qualsiasi altra parte d'Italia, insomma, avete un grandissimo seguito. Avete anche un po' di responsabilità per il messaggio che dovete lanciare? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, in realtà, e dobbiamo stare sempre attenti a ciò che appunto cerchiamo di trasmettere a questi ragazzi. In primis, che uniti con degli amici in un percorso, tutto è sicuramente più semplice, perché hai sempre una spalla su cui piangere, qualcuno che ti aiuta nelle difficoltà. E soprattutto per noi è importante evitare messaggi negativi, cioè noi per fortunatamente siamo quattro ragazzi che hanno dei principi fondamentali nella propria vita, ci siamo conosciuti completamente a caso e questa cosa ha funzionato. Le persone che ci seguono sanno che è tutto completamente spontaneo e riversano anche questa cosa con le loro amicizie, lo vediamo tramite magari tutte le foto che pubblicano su Instagram, i miei messaggi che lanciano verso di noi. E noi continuiamo su questa strada perché ci piace farlo e perché vediamo che piace a chi ci segue.